mani e... scoprire le proprie risorse. Bravo. Scoprire. Non è facile. Sì. Perché moltissime persone non lo sanno, tantissime persone non sanno di avere risorse personali. Sì. Credo di non saper fare, credo di essere bloccati, di essere rigidi. E poi che è un processo, che non è un attimo, è un continuo processo. Le risorse, diciamo, quindi è una cosa che non è soltanto un attimo, ma è qualcosa che è un continuo e che se, bisogna continuare anche a esercitarsi. Sei in video? Eh? Sto cercando di registrare, poi dopo la mando, cioè, prima la mando. Vogliamo provare a fare adesso? Se volete, come dire, anche... Allora, dai, partiamo dall'idea. Partiamo degli humans, mi piace molto l'idea di parlare degli humans. Parliamo degli humans. Giorgio Rivari, dopo milioni di esperienze, parla di Human Dance Technique. Perché? Perché human? Perché... Perché non ero mai contento di... o soddisfatto di quelle discipline che mi mettevano davanti i paletti, cioè mi dicevano che cosa devo fare, che cosa soprattutto non devo fare, che cosa devo usare i piedi o scalzi, non posso usare le scarpe, cioè non abbiamo tutti le stesse caratteristiche, qualcuno ha male i piedi, io per esempio avevo i piedi lesi dalle arti marziali, quindi non potevo permettermi di danzare a piedi scalzi, però mi obbligavano a danzare a piedi scalzi, per me era atroce, quindi in qualche maniera inibivano quella che era la mia capacità, mi sentivo più sicuro con le scarpe. Poi adesso posso permettermi di scegliere di toglierle per un po' e di rimetterle quando sento che mi sto affaticando. Comunque io ho anche un numero di piede piccolo, quindi più sollecitato. Quindi un modo per trovare una via espressiva che non abbia condizionamenti, legami, posizioni esterne, ma che vuole andare alla ricerca, all'esplorazione di qualcosa di diverso? No, di diverso, di assolutamente autentico dentro se stesso, cioè ognuno ha la propria storia, ognuno è autentico per quello che è, ognuno è unico, sì. Non è che io voglio fare dei cloni e quindi tutti devono danzare uguali a me, io do soltanto una guida. Una sequenza che è stata inventata da me, ma non necessariamente deve essere rimanere quella, anzi è uno stimolo a fare in modo che tutti possano poi acquisire la sufficiente capacità di creare sequenze da loro. Quindi la creatività è una cosa, è un motore eccezionale, e scoprire di essere capaci di creare è come tornare a rivivere una rinascita, scoprire che tu puoi, è bellissimo. E non soprattutto dipendere da un altro. Una guida ci serve soltanto per fargli facilitare, un facilitatore di quello che poi tu scopri dentro di te. Quasi una, come dire, un'attività maieutica, cioè plasmi da un qualcosa, tiri fuori l'anima delle persone, le aiuti a portare alla luce quello che prima era sommerso e che non trovava espressione. Sì, o che era talmente nascosto o rimosso, come la mente di solito usa fare, e quindi uno anche non trova neanche il coraggio di poter più aprire nel cassetto, ma si sa bene che nel cassetto dove c'è scritto quella cosa lì, prima o dopo si apre anche da sé. Quindi un maestro che ti conduce per mano, ti aiuta ad aprire i tuoi cassetti, a scoprire cosa c'è dentro e a trovare il coraggio per portare fuori. Trovare il coraggio è proprio la frase, la parola giusta, perché quando tu trovi il tuo sé profondo devi poi trovare anche il coraggio per tirarlo fuori manifestare. Soprattutto in un posto dove non ci sono giudizi, non ci sono censure, come dicevi prima, e dove c'è una libertà di esprimere se stessi autenticamente. Che in effetti è una forza, ma è anche visto un poco, una certa riservatezza, perché non tutte le persone sono capaci al momento o in quel momento della loro vita a permettersi di farlo. Quindi sono inibizioni, abbiamo parlato con l'ultimo workshop ieri, abbiamo parlato di libertà, abbiamo capito, cercato di rendere chiaro il concetto di libertà, di che cosa è, perché è molto soggettivo il concetto di libertà. Uno pensa che libertà magari
mettersi a fare quello che vuole, quando vuole, senza rendere conto a nessuno, ma io da quel punto di vista non mi riservo. Ah, piuttosto io da quello che dici capisco libertà di esprimere veramente se stessi senza timore di essere giudicati, avendo il coraggio di guardarsi dentro, di ascoltarsi attraverso un attivatore che prescinde un po' dall'aspetto cognitivo, razionale, ma che è la musica, la danza, il movimento del corpo, che poi ha un'intelligenza sua e va, se gli togliamo, come dire, scoperchiamo il vaso di Pandora e andiamo liberamente. L'intelligenza è già cellulare. Noi ce l'abbiamo, quindi si tratta più che scoprire, recuperare quello che è la nostra appartenenza, perché noi appartiamo a questo genere che si chiama umano, si sa bene che comunque la danza è una delle necessità umane da subito. Tu metti un ritmo già nella pancia di una madre e il bambino già ne gode. Parliamo di frequenze, parliamo di 432 Hz, parliamo di uno stato alfa del cervello, parliamo di meditazione e movimento, parliamo di benessere psicofisico emotivo. Certo che le emozioni vanno gestite, imparare a gestire le emozioni. È che molto più. Siamo più abituati in questa civiltà occidentale a gestire le emozioni attraverso raziocinio, magari ci affidiamo a un terapeuta e non pensiamo invece che riappropriandoci di intelligenze antiche, magari più viscerali, più istintive, no? Della nostra pancia, tra virgolette, possiamo riavvicinarci a un inconscio che magari non trova maniera di espressione se non attraverso uno stato onirico, no? Quindi è un modo di fare terapia senza fare terapia direttamente, quasi, no? Se la persona non si rende conto che sta facendo terapia, secondo me è molto sano. Sì. Abbassa le difese. Anzi, non le alza proprio, non le tira su. Non si sente minato, come si dice, da sentirsi sbagliato, che è una cosa che fa molta paura e fa molto male. Un po' mi fa ricordare l'effetto Werther nel cinema, no? Noi vediamo gli altri e partiamo di identificazione psichica e quindi ci distacchiamo da noi, vediamo l'altro e ci sembra, ed è più facile lavorare quando non ti senti sotto l'occhio del giudizio. C'è stato un periodo della storia che ha diviso mente e corpo e secondo me è stato uno sbaglio eclatante, perché non è possibile. Mente e corpo vanno assieme, quindi adesso ci avviciniamo a quello che è l'aspetto totale del nostro insieme che si chiama olistico. Io mi riferisco per esempio a una PNEI, che è un neuro emozionale immunologico, cioè non è possibile, cioè se io sono in qualche maniera alterato psicologicamente, vado a fare le prove del sangue, anche le prove del sangue registreranno questa mia alterazione, questo mio livello di coscienza diverso da quello che è il mio normale. Quindi danzare per smuovere, muoversi e tirar fuori un qualcosa di autentico di sé. Non è un facile, ma si può fare, è un percorso. E soprattutto non è così traumatizzante come una psicoterapia, è più gioioso, più divertente, più, no? Non sai che stai facendo psicoterapia e quindi non hai il problema di pensare che tu ne abbia in effetti bisogno. Infatti una delle più belle battute è che alla fine delle tue così, rappresentazioni, alla fine la gente si chiede: ma perché hanno questo sorriso da ebeti stampato sulle facce? Perché stanno bene, perché sono stati bene. Infatti oggi ho detto: no, sono sempre così. Esatto. Non è che arrivano e poi cambiano, sono sempre così. Ma in effetti la frase che mi piace, che ha segnato un po' la mia vita, è stata quella di pensare che un corpo danzi una mente libera. E una mente libera da che cosa? Da condizioni, da dipendenze, da tante cose, sociali, tante cose storiche, stereotipi, condizionamenti. Cose, anche tante frasi registrate in maniera subconscia che poi ritornano e la persona non è neanche capace di fare un qualche cosa per se stesso senza una supervisione. Certo. E pian pianino queste emozioni che poi si possono riscontrare in tutto il corpo, perché anche con dei tocchi
ci sono delle tecniche che devono essere attive, perché attraverso dei tocchi, seguire degli impulsi corporei, si può individuare il punto dove un'emozione è bloccata. E premendo, che non sono triggeratori, ma sono dei punti emozionali che non necessariamente hanno il percorso degli anni, può avvenire uno sblocco emotivo in quel momento. Sì, diciamo che questo è comune a tante tradizioni culturali, che non è fatto di usare il corpo per identificare delle resistenze, dei blocchi, eccetera. Però la danza è ancora più bello, perché c'è la musica, perché è piacevole, perché sei dentro una corrente, un flusso, una marea. Accalappi all'inizio, che però poi non ti senti accalappiato, ma ti senti proprio libero di poter fare. Libertà, parlare di libertà. Io ieri ho letto una cosa antica, un pensiero antico che risulta essere molto attuale. E ho avuto un riscontro delle persone, dice: io ho cominciato a perdonare i miei nonni per quello che hanno fatto, ho cominciato a perdonare i miei genitori. Ho lasciato liberi i miei figli, i miei compagni, il mio marito, cioè senza dipendere o comunque pretendere che questa persona completi me o che io completi lui o lei. Ho lasciato andare il giudizio e lì ho cominciato a scoprire me stessa e ho scoperto che in effetti tutto parte da se stessi e che se tu riesci a in qualche maniera completare l'opinione che hai di te e l'accettazione che tu hai di te, quindi acquisire una sorta di gratitudine per quello che hai ricevuto e per quello che sei, è interessante notare come tutto questo cambi poi. È come se riuscissi a apprezzare di più il sole, il mare. Come a te stesso a cambiare il mondo. Sì, non è facile, sembra una frase fatta ma non lo è. È comunque è un documento antico del 1200 e che ne so, e risulta essere sempre attuale. Quindi il recupero degli antichi, secondo me, è sempre molto 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 valido. Perché è stato scritto tutto in un'altra maniera, ma in effetti poi anche la terapia o la psicoterapia attuale dice sempre quello, non è che scoprono. Okay. Let's go.